fatte civile, perché come potete immaginarci Dio decide vivere e così via, perché tra i desaparecidos molti erano espressione del movimento operaio, democratico, socialista, nazionalista. Cos'è questo Condor, Conosur? Insomma, praticamente un antefatto significativo nella Spagna franchista. Simona fa la postfazione e la prefazione. Il socialismo, gli anarchici, il marxismo vengono considerati come una peste, come chiamavano i nazisti il pericolo comunista, viene assimilato a una malattia, qualcosa è contro natura e fuori della natura, e oltre a sterminare fisicamente, perché quello accade in Spagna, in America Latina, sono decine di migliaia di persone scomparse, torturati, imprigionati, uccisi come dicono i voli dell'aeroplano del mare. Ma non fa soltanto questo le dittature latinoamericane. C'è un di più, è proprio quello di cercare un'ideologia perversa, che però c'è strettamente connaturata, teorizzata dal nazismo, con incroci forti, con significativi esponenti delle gerarchie ecclesiastiche, mettiamola così, in cui c'è un gene comune e i figli, per impedire che vengano contaminati dalla malattia dei genitori, militanti democratici spesso, non necessariamente eversori o sovversivi, vanno tolti dalle famiglie d'origine e vanno consegnati ai fedeli al regime di stretta osservanza cattolica, oltre ad essere fedeli ai regimi stessi. Poi, come sempre, c'è anche la versione commerciale di questo aspetto. Diventa un grande business dell'adozione e così via, questo soprattutto nella Spagna. E leggere queste carte, rivederle tutte in fila, faccio anche complimenti a Federico, perché si nota nella scrittura, la scrittura è terza, fatemi fare un po' di critico letterario, come da tempo dell'università, è terza, è controllata e pulita, ma una pulizia che nasconde un moto dell'animo, un'indignazione, una partecipazione a queste vicende, e che ha ascoltato dalla viva voce dei protagonisti, gliel'hanno raccontato, cioè non è una cosa fuori di noi, ci sono, a meglio lui, non voglio, le madri, le nonne e i nipoti. E qual è, la sua diceva, dal punto di vista politico, che ha detto chiaramente nell'introduzione, è il modo in cui la CIA, gli Stati Uniti d'America, introducono il neoliberismo in forma distruttiva nell'America Latina. Per far questo sistematicamente uccidono una possibile classe di ricerca alternativa. Quel tipo di politica economica e sociale, investimenti del multinazionale straniere, presuppongono che non ci sia conflitto e pluralismo sociale, e soltanto un sistema, un regime autoritario si serve degli organi di polizia in maniera repressiva può contenere. Noi ce lo siamo, molti di noi vengono da un percorso storico, letture di sinistra, ci era venuto in mente, è una lettura che avevamo sempre dato, ma nel 92 è venuto fuori anche in Paraguay, se non sbaglio, un archivio in una stazione polizia secondaria, in cui ci sono i nomi, cognomi, che le polizie e i servizi di tutti questi paesi agivano di concerto con i supervisori della CIA. C'è scritto questo preso, questo torturato, questo sparito, questo Faldoni e Faldoni. E anche nel processo di cui si parla poco, quasi niente, in Italia nel 2015, si possono ricostruire, si chiede di ricostruire.
Perché è un libro coraggioso? Perché chiama direttamente in causa non soltanto dei gerarchi ecclesiastici della Spagna franchista, che non finisce a metà degli anni 70, prosegue, e già quella sarebbe... Chiama in causa chi gestiva la Compagnia di Gesù in Argentina in quegli anni. Chi gestiva la Compagnia di Gesù in quegli anni in Argentina è l'attuale Papa. E quindi per questo è un libro coraggioso, che un autore coraggioso. Perché Bergoglio è stato anche, come dire, interrogato, e diciamo le risposte sono quantomeno o reticenti e spesso non conformi all'andamento dei fatti. Prima c'è una risposta, poi Federico potrà, voi potete chiedere, insomma, con dati alla mano, non sono supposizioni. Non avevo mai saputo quello che accadeva lì là sotto e sopra, e poi ci sono, come dire, richieste scritte, documentazioni in cui era stato chiesto di intercedere per sapere, e che sparivano anche esponenti della famiglia peronista, che aveva rapporti anche, quindi non c'era soltanto espressione delle classi popolari da cui sono scomparse, anzi. E voi capite bene, in Italia, con questo clima, mi si dice il padre Pio, voli su Roma, la terra, affrontare non solo questioni teologiche, ma comportamenti concreti, che ha una così tanta responsabilità, insomma. È però un punto col quale bisogna fare conto, perché parla di responsabilità oggettive per un verso, e rimanda, anche se non sia molto complesso, alla comunanza ideologica di posizione, che non sono tutte quelle della Chiesa, è una questione più complessa, ma lo se colpisce, se voi vi cambiate segno, i valori sacri dell'Occidente contro il rischio della sovversione che viene dall'Oriente, nelle guerre di civiltà c'è questa roba qua, Bush era il responsabile della CIA di quegli anni. E noi siamo dentro, ci vogliono mettere dentro uno scontro di civiltà. Ecco, la civiltà che si vorrebbe, che si penserebbe superiore, no? Rispetto a crimini e nefandezze, non nell'aspetto teologico, ma nella concretezza di realtà significative, insomma c'è anche questa roba. In Spagna è durata tanti anni, dal 39 alla metà degli anni 70. In America Latina, almeno dai primi anni 70 fino a quando? Fino adesso, perché anche dopo la fine, le transizioni rispetto alle dittature di Cile e Argentina, la situazione americana è comunque complessa. E quei popoli l'autodeterminazione non l'hanno potuta neanche sperimentare. Quindi, insomma, per non saturare tutte le cose, la CGL c'è, perché ci sono i diritti dei lavoratori, la concezione democratica, tanti venivano dal nostro mondo, quindi è un fatto di civiltà, di democrazia e sapere davvero la verità storica, ma anche processuale. E c'è anche una richiesta mia, ma li vogliamo aprire gli archivi al mito delle enunciature apostoliche? Non dico l'archivio Vaticano segreto, ma tutti i dispacci, i documenti dalle nunziature mondiali venivano mandati a Roma. Possiamo leggere, possiamo verificare. E chi si erge, mi dica, dispensatore di verità assolute, il confronto nella materialità degli atti, insomma, e dell'azione concreta, voi capite quanto è pericoloso, coraggioso e necessario un libro come questo. Quindi un grazie alla casa editrice, agli autori, chi se ne parla di questo. No, anzi,
stata un'introduzione precisissima, importante, mettendo già giù tutti i temi fondamentali. Federico, la domanda è, sembra banale perché hai scritto questo libro, però perché, no, ma perché penso che ci leghi, perché non è un libro storico soltanto, no? È anche un libro che si lega fortissimamente a un'urgenza, un'attualità, quello che sta succedendo, appunto succede a Contenti di più del processo Condor, e come è nato proprio l'idea di fare questo. Grazie a Massimo per l'invito, assolutamente questo è alla UAR, da cui è partita l'idea di presentare questo libro qui alla Rinascita di Empoli. Ringrazio anche la libreria, Maurizio, per queste bellissime parole, perché davvero, e Simona ovviamente, soprattutto per questa postfazione a cui tengo in maniera particolare. Se mi sentite parlo io, come è nato questo libro? Il libro è nato in un modo e poi con un'idea, quest'idea proviamo, se mi sentite, insomma, l'idea iniziale è molto, molto semplice, anche se si lega a un fatto molto positivo, cioè il ritrovamento dell'agosto del 2014 del nipote di Estella Carlotto, che è la presidente, la storica presidente del Nonno di Plaza De Maio. La casa editrice, l'Asino d'Oro, ha accolto l'importanza di quel fatto e mi ha chiesto se non andava appunto di raccontare quella storia e comunque realizzare un'inchiesta sulla questione dei figli rubati, perché io avevo avvisato che, cioè, comunque non era una questione che riguarda solo il Sud America, ma che chiama direttamente in casa anche il nostro paese. Insomma, i numeri non sono mai belli, non sono mai utili anche per dare un quadro, però la stima dei desaparecidos nella sola Argentina è di circa 30.000 persone, e quel che è certo è che almeno 1.000 sono cittadini italiani o di origine italiana. Tra questi 1.000 ci sono anche dei neonati rubati a coppie di origine italiana, se non proprio italiani al 100%, nel senso nati nel nostro paese e si trovavano lì perché figli di emigrati. Quindi l'idea era di partire da fare un po' da ponte tra la storia appunto degli anni 70, e anche lì, cioè anche per altri motivi, e qui Maurizio ha iniziato a introdurre diverse questioni riguardavano l'Italia, cioè, e fare da ponte con l'attualità, perché la ricerca di questi ragazzi, oggi hanno delle 35-40 anni, continua ancora oggi nella banca dati genetica di Buenos Aires. Ci sono 500 profili genetici che corrispondono a quello che si sa, ai 500 neonati di cui si sa essere stati rubati all'epoca. E negli anni l'ultimo ritrovamento è di, mi sembra, di, all'inizio di dicembre, ed era il 119° ritrovamento, quindi rispetto a quella banca dati mancano ancora 381 nomi, storie da ricostruire. E Stella Carlotto, quando io la intervistai appunto per la prima volta nel 2009, mi disse, noi siamo in Italia, era a Roma, siamo qui a Roma perché siamo convinti che in Italia vivano almeno 60 o 70 di questi giovani senza che loro conoscano le proprie origini, la propria storia. Quindi portava in Europa, era la prima tappa era l'Italia, poi è andata in Spagna, poi in altri paesi del nord Europa, per diciamo collegare appunto l'Europa alla rete per il diritto all'identità, che è appunto l'ufficio, diciamo così, delle nonne che si occupa della ricerca di questi giovani. E io lì ho appunto avuto l'occasione di intervistare lei, mi aveva raccontato appunto di questa cosa, ho parlato anche con alcuni ragazzi che ritrovati, che adesso lavorano per la Buenas e a loro volta svolgono le indagini per il ritrovamento di quelli che hanno avuto la loro stessa sorte. E lei, Estela, cercava il nipote all'epoca, nel 2009,
lo ha ritrovato ad agosto del 2014, vivevano a pochi isolati di distanza a Buenos Aires. Lui è un pianista, Guido, e è un personaggio pubblico, quindi lei dice, ci siamo sicuramente, cioè lui certamente conosceva lei di fama e lei molto probabilmente aveva ascoltato lui suonare il pianoforte in televisione, alla radio, insomma, quindi questa storia è, non si sono mai incrociati per 37 anni, improvvisamente lui, proprio grazie alla pubblicità di questa rete per l'identità, avendo il sospetto, probabilmente l'ha accompagnato per buona parte della sua vita, di essere comunque, di non essere il figlio naturale dei genitori con cui è cresciuto, si è sottoposto al prelievo al DNA e è uscito fuori che era il nipote che Estera cercava da 37 anni. Personalmente per me, cioè, io ho ricevuto la mail appunto dalle Abuelas proprio la notte, cioè qui era notte, in Italia era notte, insomma la storia è uscita fuori nel pomeriggio lì. Scusi, in tarda mattinata, cioè per me è stata un'emozione gigantesca, perché mi ricordavo perfettamente diciamo la fermezza, la dignità e la forza con cui questa donna si teneva in piedi, insomma non è giovane, è ultra ottantenne come gran parte delle Abuelas, cioè chi supera i 90 anni, e molte dicono io non devo morire finché non ho ritrovato il mio nipote. Questo. E quindi e nasce così, perché poi appunto ho raccontato agli editori questa storia e loro immediatamente hanno detto va raccontata e va ampliata. Ecco, qui si arriva un anno fa è cominciato il processo, sì. Condor. Che cos'è il processo Condor e quali sono gli elementi, perché all'inizio dicevo appunto che il libro parte con un'idea, poi ha preso una piega totalmente inaspettata, perché mentre facevo delle interviste a diverse persone legate a queste storie qui, ho incrociato questo Jorge Turburu, che lui è un collaboratore argentino, vive a Roma, collaboratore della Abuelas. E proprio il giorno in cui sono andato a intervistarlo mi dice guarda, prima di presentarti devo dire una cosa, il ministro della giustizia ha autorizzato l'istruzione del processo Condor a Roma, era intorno al 30 dicembre del 2014, ed è un processo, perché questo entusiasmo? Perché era questa autorizzazione che è obbligatoria per questo tipo di tematiche, poi magari spiegherò un po' meglio nel dettaglio, ma insomma arrivava a conclusione di 15 anni e mezzo di indagini, di istruttoria, 15 anni e mezzo di istruttoria, cioè la prima denuncia che aveva scritto appena appunto Orche nel 1999 era della fine dell'estate del 1999 appunto. Da quella denuncia lì, che riguardava la scomparsa di due cittadini, due ragazzi intorno ai circa 20 anni di origine italiana, il giudice, facendo leva sulle carte di cui parlava prima Maurizio, ha iniziato appunto a realizzare la sua inchiesta ad incriminare nel corso degli anni 143 persone, e tra queste 143 persone cito Pinochet, Jorge Videla, il braccio destro di Pinochet, il capo dei servizi segreti cileni, Contreras, che è morto circa 7 mesi fa, il cui braccio destro era Stefano Delle Chiaie all'epoca, il condottiere della prima nazionale. E tutto questo, diciamo, con queste carte che sono circa 700.000 documenti trovati dall'autore della premessa del libro, che è un avvocato paraguayano, si chiama Martín Almada, trovati nel 1992 appunto in una caserma alla periferia della capitale del Paraguay, di Asunción, quindi 700.000 documenti che ricostruivano alla perfezione le storie di 400.000 cittadini sudamericani scomparsi tra
diciamo intorno al 1971-72 e il 92, cioè era ancora in aggiornamento questo archivio. Da quelle carte il magistrato che si occupava dell'inchiesta ha estrapolato le storie, diciamo i dati che servivano per ricostruire le storie di queste due persone. Nel momento in cui è diventata pubblica l'inchiesta, sono arrivate ovviamente altre denunce. Scusa, prego. Mi avevo messo silenzio rispetto. E queste alla fine, quando il processo è partito, cioè il 12 febbraio dell'anno scorso, quindi un anno fa, si sono presentati come parte civili i familiari di 42 giovani sequestrati e uccisi, torturati e uccisi all'epoca, tra il 1973 e il 1979. Di questi 42, 22 sono di origine italiana. Nel frattempo, nell'arco dei 16 anni, sono morti 110 incriminati, quindi alla sbarra ci sono 33, con tre era morto, sono 32. Tra questi 32 c'è anche un cittadino italiano, questi 32 criminali. E, raccontaci appunto di quelli che tranquillamente si mangia una serie di bufala. Esattamente. Tranquillamente. Ecco, racconto questo, l'ho visto in prima persona. Il 12 febbraio, proprio il giorno dell'apertura del processo che si tiene nell'aula bunker di Rebibbia a Roma, che è molto famosa, insomma, sono svolti molti processi storici, però c'è un problema, si trova a circa 40 minuti di metropolitana dal centro, e al centro c'è anche il vero e proprio tribunale penale di Roma. Quindi anche per questo motivo è molto poco seguito dalla stampa, bisogna impegnarsi parecchio per poter arrivare. Solo questo. E vabbè, però comunque succede che parlando con gli avvocati, insomma, prima dell'inizio dell'udienza, tutti erano, chiedevo, si presenterà qualcuno? Dice no, gli imputati tutti contumaci, molti sono, tra l'altro, sono in carcere in Sud America, e per questo serviva l'autorizzazione del ministro, perché la nostra legge dice non si può giudicare una persona due volte per lo stesso reato, per lo stesso crimine, ma trattandosi di crimini contro di resa umanità, con l'autorizzazione del ministro, e neppure vanno in prescrizione. Pertanto, che succede? Inizia l'udienza e poco dopo l'inizio, proprio il giudice prende la parola, iniziano a fare l'appello degli avvocati e tutto quanto. Entra un signore basso, contarchiato, con un ghigno molto particolare, occhiali scuri, e chiedo alla ragazza che sta accanto a me, che è Gabriella Pereira, che è l'autrice, donna uruguaiana, che ha un avvocato uruguaiano che ha tradotto la prefazione di Almada, che mi ha permesso poi di conoscere soprattutto Martina Almada, e fa: questo, quello è Orgetropoli, in Uruguay lo chiamano il torturador. Arriva questo signore, prende, si siede, e lui stava davvero così a due posti da uno dei familiari delle vittime per cui lui era giudicato a questo processo. È torturador, è un ex militare uruguaiano, quindi nasce come cittadino uruguaiano, ma tra il 96 e il 2002, è incerta la data perché è riuscito a cancellare molto bene certe tracce, lui è riuscito ad ottenere la cittadinanza italiana e a fuggire dall'Uruguay proprio, diciamo così, poche ore dopo l'apertura di un processo, di un'indagine nei suoi confronti, indagine per la quale i suoi compagni d'arme sono stati arrestati, giudicati colpevoli e incarcerati attualmente. Lui è riuscito a entrare in Italia grazie a questo passaporto e vive tranquillamente tra Battipaglia e un'altra cittadina, una campana che non mi ricordo, dove, diciamo, la dinastia dei Troccoli è molto radicata. Lui, perché è il torturador? Perché in Uruguay circola una sua autobiografia, la voce del Leviatano, viene mai sentito, di dove lui racconta tranquillamente quello che ha combinato durante gli anni, anche prima degli anni della dittatura uruguayana,
e spiega quello che ha fatto e perché l'ha fatto. Torturare era, si era in guerra, quindi torturare era uno degli strumenti più efficaci per ottenere informazioni. Ribadisce questa storia anche alla fine degli anni 90 in un'intervista al País, solo che si trovava già pronto, probabilmente in Italia già c'era passato. Che succede? Che il suo avvocato fa di tutto per smentire queste dichiarazioni, anche se voi sapete, sappiamo tutti, che in Italia la tortura non è reato. Non era reato allora, quando lui ha rilasciato un'intervista al País, non lo è ancora oggi perché per tanti motivi, insomma, va bene. E, l'avvocato di questo signore si chiama Augusto, Carlo Augusto Sinagra. Come? Sinagra. Ecco, qualcuno familiare. È stato, perché adesso insomma, non, il 15 dicembre non c'è più, ma è stato l'avvocato Licio Gelli. L'avete inquadrato. Quindi ecco, la figura di questo signore, che appunto lui si è presentato al processo e comunque dopo la fine dell'udienza ovviamente ha ripreso la macchina e se ne è ritornato tranquillamente al suo paese, e lì pare che viva ancora, insomma, si è in attesa di eventuali sviluppi nei suoi confronti. Non si sa che cosa succederà nel momento in cui dovesse arrivare una sentenza a lui sfavorevole, questo no. Quindi ci sono un sacco di elementi che ci riportano all'oggi. Il discorso della P2, il fatto che in Italia non ci sia ancora il reato di tortura, e quindi personaggi di questo genere se ne possono andare in giro perfettamente indisturbati. E quanto, allora mi verrebbe da chiederti, ancora oggi non si riesce a sapere di tutti questi figli rubati agli argentini che sono in Italia e quali sono gli impedimenti? Ok, dunque, nel libro ci sono, è un'inchiesta, insomma, ci sono diverse interviste, a parte quella di Stella, alcuni giovani ritrovati. Una a cui tengo particolarmente è quella al vice ambasciatore argentino a Roma, che è Carlos Cernia, e lui è anche il titolare di un ufficio, probabilmente unico al mondo, lui mi ha detto, cioè un ufficio diplomatico che non esiste in altre ambasciate, ed è l'ufficio diritti umani. Proprio ci teneva a sottolineare questa cosa, come a sottolineare la battaglia che comunque in Argentina, diversamente da altri paesi coinvolti dall'Operazione Condor, l'Operazione Condor si è svolta, apro questa parentesi, in 7 paesi del Cono Sur, forse 8, perché pare ci sia aggiunta anche l'Ecuador, cioè ancora non è ricostruita del tutto la storia. 7 paesi che sono il Cile, ovviamente, dove il piano Condor è stato proprio messo nero su bianco 40 anni fa, il 25 novembre del 75, poi c'è l'Argentina, il Brasile, l'Uruguay, il Paraguay, la Bolivia e il Perù, e forse l'Ecuador. No, proprio l'operazione Condor si svolgeva lì, cioè in pratica nel piano c'era scritto che la polizia, mettiamo, dell'Uruguay poteva tranquillamente passare il confine del Rio della Plata e operare in Argentina in coordinamento con la polizia argentina per cercare i sovversivi, diciamolo così, uruguayani che erano scappati appunto per sottrarsi alla persecuzione del Bordaberry, si chiamava il dittatore dell'epoca. E questo succedeva negli anni 72-73 perché in Argentina c'era ancora la democrazia, siamo ai tempi di Perón, la dittatura civico-militare argentina si insedia ufficialmente il 24 marzo del 76, tra 40 anni fa, e l'Italia, la lampadina che mi si è accesa, ecco, con l'intervista a Stella Carlotto, e che poi ho trovato degli elementi in comune con l'intervista a Carlos Celiac, perché tutte e due mi dicono appunto no, assolutamente, in Italia c'è probabilmente circa il 20% di quelli che stanno cercando, 2 su 10 di quelli che stanno cercando, ma ancora non ne hanno mai trovato nessuno. Ma che la domanda ovvia è perché non ne hanno mai trovato nessuno. E Celiac che esordisce così, dice: vedi dove sono seduto in questo momento? Stavamo all'ambasciata argentina a Roma di fronte a Santa Maria Maggiore,
Questa era la scrivania di Licio Gelli nel 1976, perché lui era responsabile economico dell'ambasciata argentina a Roma. E il fatto è che c'entra? Dice, beh, allora c'è questa cosa, tutti noi sappiamo che questa è storia, quindi non lo dico da giornalista, lo dico, letto libri di storia come possiamo fare tutti noi, a metà anni 50, intorno alla metà degli anni 50, ma insomma dalla fine degli anni 40 fino alla metà degli anni 50, dall'Europa al Sud America c'è stato un flusso, diciamo una, come dire, un'emigrazione molto particolare, circa 60.000 nazisti, ufficiali, sottufficiali nazisti, sono riusciti appunto a lasciare il nostro continente e si sono insediati gran parte di loro in Argentina, molti in Brasile, altri in Cile, e coincidenza strana, cioè sono i paesi dove il piano Condor ha combinato i guai peggiori. E che mi dice Celiac? Finita la dittatura argentina nell'83, molto probabilmente militari contigui alla dittatura che hanno partecipato ai sequestri, alle sparizioni forzate, alle torture, agli omicidi, utilizzando gli stessi canali che avevano aiutato i nazisti a fuggire in Sud America, sono potuti venire qui in Italia. E questi stessi canali, molto semplicemente, erano tre: la Chiesa cattolica, le logge massoniche, in particolare la P2, e i servizi segreti deviati, che si chiamavano all'epoca. E quindi diceva, perché non riusciamo a trovarli questi ragazzi? Uno dei motivi principali è perché, ovviamente, appoggiandosi a organizzazioni del genere, questi signori che si portavano appresso questi bambini di 6-7 anni sono riusciti molto facilmente a cancellare le proprie tracce. Quindi vuole recuperare, a farsi una nuova identità, insomma, oppure a falsificare documenti, certificati di nascita, insomma, e così via. E quindi, diciamo, l'opera di ricostruzione, di ricerca è resa assolutamente impervia, proprio, soprattutto per questi motivi. Posso chiedere una cosa a Maurizio? Perché mi ha fatto venire in mente questa cosa che dicevi, anche se ne parlavamo prima, sta pubblicando anche un altro libro, che è quello che nel libro di Calderón, Quarto Reich, che è uscito ora per News and Compton, che appunto ricostruisce anche lui qualcosa di parallelo, no? Questa storia, cioè il fatto che dopo la fine del nazismo, sostanzialmente anche particolarmente in Italia, è stato come un po' come in Spagna, un'amnistia, amnesia in qualche modo, non elaborazione, e per cui appunto tanti, tu dicevi ora, si sono rifatti una seconda vita anche grazie in Argentina o altrove, grazie poi all'aiuto della Chiesa. Lui lo ricostruisce proprio preciso, dice addirittura che c'è un convento, c'erano dei francescani a Roma, dice anche la via Sicilia, che era proprio il punto di snodo. Dove c'è, si può dire, perché in via Sicilia c'è la sede della CIA a Roma, ora. Ecco, e su questa cosa, certo, dei rapporti, prima si citava delle chiavi addirittura. Sì, quindi, ma infatti, ecco, mi rilascio la domanda a Simone, quello che dice a Federico, insomma. Avanguardia nazionale e la destra ha un rapporto internazionale. 50-60 mila nazisti, ma non sbandati a livello di base. Insomma, l'ossatura. Il libro di Calderón dice, con prove documentate, che in realtà non era ancora finita la guerra. E gli americani cambiano schema di gioco, gli Stati Uniti d'America. Cioè, l'alleanza era tra le forze democratiche, vedeva anche l'Unione Sovietica, le forze comuniste, socialiste, il nemico era il nazismo. La guerra non è ancora finita, mettono in salvo, come dire, gran parte di ciò che rimaneva dell'ossatura nazista. In maniera strutturata, organica, una scelta, come dire, non sapevo. I canali sono qui. Perché noi in Italia abbiamo, quando in Italia si fa massoneria non c'entra nulla con la massoneria storica. Sono appassionato di massoneria, certo, ottocentesca, proprio anche un senso di fastidio,
aperta da più due così via, perché guarda, questo paese ci tocca sempre il peggio di tutte le tradizioni europee e mondiali. Sono proprio servizi americani, l'esercito, che si va a prendere i mafiosi sono in America, ricostruire che sono le logge, in realtà sono coperture dei servizi e così via, partendo dalla Sicilia in funzione del pericolo comunista. Non a caso in Sicilia, Sicilia si vota prima altrove nel dopoguerra, e in Sicilia vincono le forze social comuniste. La strage di Portella e la Ginestra viene dopo. Sapete, Salvatore Giuliano, così via. Cioè, segnale era netto. Se in Italia serve una prospettiva social comunista, democratica, non democristiana sotto, come dire, la risposta è sempre stata lì. Quella roba permane. Non so perché dice gente morto mai troppo presto, insomma, un po' tempo fa. Ma per rapporti stretti, c'è un'internazionale nera, che non sono quattro scalcagnati che vanno a giro così, con questa forma di fascismo romano. Viene deciso un cambio di schema. Nel libro di Federico, le responsabilità dei vari governi italiani e della diplomazia italiana, non sembra molto colpito. Quando ci sono colpi di Stato, stermini anche di cittadini italiani o di origine italiana bussano all'ambasciata italiana, non mi ricordo se in Cina, Argentina o tutte le altre, a Buenos Aires, e l'ambasciatore non li fa entrare, mette le porte blindate, cioè, mette le porte, allora se l'ambasciatore non li fa entrare, ci avrà avuto un qualche rapporto con i governi italiani e così via. A proposito dell'italianità, dei cittadini, della nazione. Quindi le responsabilità di lungo periodo. E quella roba, il libro Calderone è interessante perché vede quanto è ramificato, quanti confini ancora adesso. Cioè. E le ali del Condor, insomma, come dice, non si sono chiuse perché. L'aggiornamento fino al 92, ma anche in America Latina sono continuati poi i colpi di Stato in tanti paesi, e probabilmente l'Italia è stato un paese all'interno dell'Europa fortemente condizionato per questo, e gli ali del Condor sono passate probabilmente dal cortile di casa degli americani a volare come in altre forme anche su altri scacchieri internazionali. Ricordiamo un attimo il ricercatore del ragazzo trovato in Egitto, l'Egitto, la Turchia, insomma, tutte laghe. Non stiamo parlando della storia del passato, stiamo parlando del presente, quanto questo condiziona. E la cosa che mi ha colpito, ho detto prima, ci voglio ritornare, quel senso di impunità nella faccia in cui trovo una giustificazione ideologica. Cioè, lui non questi personaggi non si sentono dei pezzi di merda, scusate, si sentono di assolvere una funzione salvifica, di salvaguardia di quelli che ritengono siano i valori, i principi contro la contaminazione e così via. Ci sono tante. Una domanda a Federico la faccio io perché non prende conto a Simone. Ci devi dire Bergoglio come sta. Sì, no, è perché se. No, mi vedo. Ci devi dire. No, non so. Ma guarda, pensando che volevo evitare la domanda. No, ci devi dire due cose, mi permette Simone. Uno, cosa viene fuori di responsabilità oggettiva della Compagnia di Gesù in Argentina e dell'attuale pontefice? E se. Senza generalizzazioni, c'è qualcosa, voglio dire, nelle religioni monoteiste e così via, ma se c'è qualcosa che incrocia, cioè
è una cosa che sta fuori, che si è occupato molto di chiesa e pedofilia. Cioè, è qualche mila marcia. No, lo dico non moralisticamente. Cioè, quando la quantità diventa qualità, che rapporto sta? Posso farti una domanda? No, lo devi fare lui. No, no, la devi fare a lui. No, però. Io lo faccio a te perché ti no. Mi dà lo spunto a te. Ma io la faccio a lei. No, me l'ho fatto anche io. Però vergogno. Scegliete voi. Che a un certo punto hai detto che si sentano questa gente qua come dei salvatori. Lo dicono anche. Dei valori, eccetera, eccetera. Non è il caso di dare un nome a questi valori. Certo. Il potere. Per il potere e succede tutto questo. Se noi ci si rivolge ai poteri in sé, ci si vuole anche dare una risposta, che poi magari andrebbe anche controllata, ma però grosso modo una risposta, perché oggi, a distanza di 70 anni dalla liberazione e dopo che la resistenza aveva vinto, ci sta ancora una polizia fascista, una giustizia che la fa e che lei ha, come dire, saltellante, perché non è sempre giusta, benché ci sia scritto uguale per tutti. Ci sta una burocrazia e fascista, un esercito fascista. Perché c'è questo? E si pensa a dei valori superiori. Mettiamo i piedi in terra e ci vediamo analizzare i poteri in quanto tali, e si vedrà allora che la Chiesa e la politica e gli stati sono e lo Stato sono molto vicini e insieme sono molto elastici. Ora mi scappi il termine che danno ai lavoratori, come si chiamano i lavoratori della Chiesa, devono essere flessibili. Flessibili, il potere è molto flessibile, il potere è molto flessibile e si adatta a tutte le circostanze, per cui oggi è democratico, ieri è stato fascista, in Argentina l'è stato e l'è stato, in Russia l'è stato e l'è stato e così via. Se noi si scappa da considerare il potere il discorso centrale a cui fa riferimento, allora si potrebbe dare di tutte le risposte. Noi vogliamo vergogna. Può essere un esempio da raccontare. Scusate, prego, ce ne siano anche altre. Poi io sono benvenuto. Tutte le domande. Allora, no, io appunto non voglio essere incolpato di reticenza. Io, diciamo, Bergoglio l'ho incrociato mio malgrado, nel senso che non è che sono andato proprio a cercare magagne su questo signore, che comunque appunto da quando si è insediato nel 2013 a pelle non è che ispira tanta fiducia. Però che cosa è successo? Io, dunque, una settimana dopo il ritrovamento di Guido Carlotto viene ritrovata una ragazza, è la numero 115, è il primo capitolo del libro, si intitola così. La ragazza 115, sì. E il nome che le avevano dato i genitori, Isabella Sidus, era ed è Anna Libertad. Lei è stata ritrovata appunto alla fine di agosto del 2014, è una cittadina olandese. Si sa solo questo, perché è sposata con un uomo olandese. Ed è la nipote della prima presidente del nome di Plaza de Mayo, cioè Licia della Quadra. E io sono andato a intervistare, lei non parla, per magari ecco, lo troverete il perché sul libro, non parla, insomma, per tutelare una persona, non dice altro di sé. Io ho intervistato il cugino che vive a Milano, Ilario Burg, è un architetto, e tra le tante cose, ma insomma, la famiglia della Quadra ha avuto 7 desaparecidos, ora sono diventati 6 perché appunto Anna Libertad è stata ritrovata. Quando scomparvero i suoi genitori, la mamma era incinta, era l'estate del 77, erano già scomparsi 4 tra fratelli e zii,
parte della famiglia era già scappata in Italia tramite la Svezia, dove c'era Olof Palme che accoglieva tutti i rifugiati che non trovavano asilo appunto nei paesi d'origine, appunto i nostri connazionali che bussavano all'ambasciata italiana e non trovavano aiuto, andavano a quella svedese. E insomma, Ilario Burgo inizia a raccontarmi la storia della sua famiglia. Quando, dunque, due mesi dopo la scomparsa dei due giovani, della mamma e del padre, Diana Libertad, la nonna Alice della Quadra riceve una comunicazione anonima che dice: è nata tua nipote, è nata Anna Libertad, un biglietto anonimo, basta, fine. Lei non sapeva solamente di avere una nipote, non aveva idea di dove fossero la figlia e il genero, e quindi, come facevano tutti all'epoca, tutti i genitori, non c'erano ancora le nonne, c'erano le madres, perché ancora non si erano resi conto che scomparivano anche i nipoti. Facevano il giro delle caserme, dove nessuno rispondeva, degli ospedali, dove nessuno rispondeva, dei tribunali per l'habeas corpus, dove nessuno rispondeva. La quarta tappa era obbligata, la chiesa del paese, del quartiere, con il vicariato, insomma. I Della Quadra erano una famiglia cattolica e molto facoltosa, avevano rapporti molto stretti con i gesuiti. E il predecessore di Bergoglio, a capo dei gesuiti argentini, viveva a Roma tramite uno dei cugini di Della Quadra, che vivevano già in Italia. Gli dicono: perché non vai a chiedere a lui, fatti consigliare a chi ci dobbiamo rivolgere per sapere che fine ha fatto nostra figlia e nostra nipote? E questo gli indica il nome di Bergoglio, che era il capo dei gesuiti, ed era l'ottobre del 77. L'incontro, questo me lo racconta Ilario tramite la prozia di Anna Libertad, che ancora viveva, esterita della donna, che è quella che riuscì poi a portare Bergoglio davanti ai giudici a testimoniare nel 2010. Questo. Quindi quanti sono? 33 anni dopo. Insomma, il nonno di Anna Libertad, Roberto Della Quadra, va a parlare con Bergoglio e non abbiamo la testimonianza diretta, perché poi appunto il primo processo su questi fatti, cioè sul furto dei bambini in Argentina, si tiene nel 2010 e lui nel frattempo era morto. Però sappiamo che è andato a chiedere della figlia, sicuramente. Ora immaginatevi voi, la nipote è nata due mesi prima, ovviamente, cioè non lo so, chiunque abbia bisogno di ha parlato anche della nipote. Bergoglio lo trattiene pochi minuti e gli scrive un foglio, gli dice: vai a parlare con il vescovo, quello che sarà poi il vescovo di La Plata. Il foglio, io non siamo riusciti a riprodurlo sul libro, io ce l'ho una copia di questo foglio autografo, dove lui dice: ascolta quello che dice questo signore e occupati di lui. E finisce qui, siamo nel 77. C'è il foglio autografo di Bergoglio? Sì, sì, sì. Questo si trova, perché è una copia, però... È vero? Sì, sì, sì. Il vescovo è Pionaghi? No, Pionaghi era il nunzio apostolico. Sì, era un cardinale. Il vescovo, perdonate il nome, in questo momento non me lo ricordo, però non era Pionaghi. Che succede? C'era il 77, la dittatura cade nell'83, il 10 dicembre dell'83, appunto esterita Della Quadra, per Bergoglio è stato superiore dei gesuiti per tutto il periodo della dittatura, dopodiché cade la dittatura e lui furiosamente cade in disgrazia, cioè finisce la dittatura e Bergoglio viene diciamo degradato, viene trasferito in Europa, viene in Germania, è un sacerdote qualsiasi. Poi viene richiamato in Argentina con sotto Menem è quello che ha abrogato le leggi che Alfonsin, il primo presidente democratico dopo il 1983, aveva promulgato per processare tutti i responsabili della giunta. Menem abroga queste leggi proprio in quel periodo Bergoglio ritorna in Argentina e dopo un paio d'anni diventa il capo della Conferenza Episcopale Argentina. In tutto questo tempo, qua a maggior ragione Serita dice: tu sei il capo dei vescovi argentini, devi raccontare quello che sai. Viene istituito un processo, era il processo proprio sull'appropriazione sistematica dei bambini, perché era pianificata, cioè era proprio una teoria che si legava
proprio a filo doppio con quello che Simona racconta, e poi pure tu però tirai due parole almeno, racconta nella vostra azione, perché l'appropriazione dei bambini era proprio lucidamente finalizzata a uno scopo, quello di appunto interrompere questo anello tra i genitori infettati dal gene marxista e i figli che dovevano essere rieducati secondo valori occidentali e cultura cristiana. Questo è proprio virgolettato nel piano. Bergoglio, chiamato a testimoniare, non si presenta perché i vescovi, anche quelli nostri, hanno la facoltà, in base ai trattati con lo Stato, di non presentarsi. Quindi lui manda una testimonianza scritta, e anche questa è ovviamente pubblica e reperibile in rete, e lui dice: io sono venuto, tra le tante bugie, io sono venuto a sapere della scomparsa anche dei figli solamente dopo la fine della dittatura. Ora, la dittatura è finita nell'83, Roberto Della Quadra è stato lui nel 77, ora sì, chiaramente poteva essere una dimenticanza, ma no, lui lì è netto, mentre nel resto delle risposte sono tutte molto vaghe, non ricordo. Sono venuto a saperlo solo dopo, quindi quello che succedeva prima, e le abuelas esistevano già, e le nonne bussavano a tutte le chiese del paese, le nonne e le madri, per sapere. Lui invece dice questo, e quindi diciamo, lasciatemi dire, anzi lo dice Stelita nel libro, che lui mente. I giudici invece gli credono e non lo incriminano per falsa testimonianza, però insomma quantomeno un dubbio. Lo dice anche Massimo Carlotto, esatto, nel libro Scrittore, che dice come sì, un piccolo dettaglio, lei ha parlato sì, del fatto che Bergoglio aveva lasciato il biglietto per andare a parlare sì, di nonno con un altro religioso, ma la cosa è andata avanti, è andata a parlare con il religioso, sì, e poi Bergoglio non è stato più coinvolto. No, Bergoglio proprio non è stato, non è più entrato nella storia. No. Questo religioso gli dirà, ci sono anche delle ritrattazioni e cambi di versione, se non mi ricordo male. Ci sono, c'è anche altro materiale interessante. Ecco. È anche documentato. Ci sono i riferimenti bibliografici, insomma. Il religioso a dicembre dirà ai nonni: smettete di cercare vostra figlia. Questa era la formula utilizzata normalmente. Mi è stato consigliato di dirvi di smettere di cercare vostra figlia. E dei nipoti ancora non era chiaro quello che succedeva. Poi le nonne sono riuscite a ricostruire, perché man mano che sono aumentata la loro popolarità, gli arrivano le segnalazioni da tutto il paese di queste scomparse, e quindi è iniziata l'indagine vera e propria per recuperarli, e alcuni li hanno recuperati durante la dittatura. Appunto Massimo Carlotto dice: in quanto capo dei gesuiti non poteva non sapere. Volevo dire un attimo due cose. Allora, una è, sì, sapevo che l'ambasciatore italiano a Buenos Aires chiudeva alle richieste d'aiuto, però nello stesso tempo ho letto di un console, mi pare, che ne ha salvati diversi. Questo. E poi volevo dire un'altra cosa: il piano Condor, secondo me, si vede chiaramente che continua in queste settimane. Cioè, in Argentina ha vinto di nuovo la destra. Ebe de Bonafini, la leader delle Madri Piazza di Maggio, è sottoposta a minacce e se ne chiede l'arresto. Buona parte della stampa reazionaria che gira intorno al Clarín, mi pare, chiede che si ponga fine alla vendetta, perché in fondo questi, per quanto abbiano esagerato, ammazzavano dei sovversivi. E la polizia ha ricominciato a sparare alla gente. Sono stati licenziati, mi pare, 15.000 dipendenti del settore pubblico. E si cerca di invischiare l'ex presidente, la Kirchner, in uno scandalo in maniera da depotenziarla politicamente. E poi in altri paesi come il Venezuela ci sono omicidi mirati e sistematici degli esponenti del chavismo, perché la destra ha vinto le elezioni parlamentari,
in mille modi fraudolenti, però c'è sempre un governo chavista che con tutti i suoi errori è comunque inviso a Washington. Provocano omicidi mirati, spesso se ne dà la colpa al governo invece che all'opposizione. Si crea una situazione di tipo cileno per favorire l'ultima spallata dopo che l'hanno ottenuta al Parlamento, al governo, per far dimettere Maduro. E è di questi giorni la notizia che il Parlamento cosiddetto democratico ha approvato che 1,5 milioni di case popolari costruite dal governo socialista vengano rimesse nel mercato e vendute ai privati. Cioè, queste sono le democrazie che vogliono restaurare. Però non ruberò troppo tempo, ma vorrei anche spendere una parola sul ruolo che positivo che ha avuto Cuba in tutti quegli anni, cioè all'interno delle lotte contro queste dittature. Ora, come tu sai, ci sono anche dei diplomatici cubani che sono stati uccisi e che sono fra i desaparecidos. Ma comunque Cuba, tramite i suoi servizi segreti, infiltrava le dittature, passava le notizie ai rivoluzionari, ha sempre sostenuto chi nella clandestinità lottava contro il fascismo. L'attentato a Pinochet nell'86 fu organizzato a Cuba, eseguito dal fronte patriottico Manuel Rodriguez malamente, dopo che una nave cubana gli aveva passato armi e tutto. Io ho conosciuto personalmente a Cuba, oltre a Martina Almada e a Stella Calloni, anche un ex agente della sicurezza dello Stato cubano che si era infiltrato nella segreteria personale di Stroessner, quindi ne ha viste di cotte e di crude. Ha dovuto sopportare, stando zitto, talmente tanti di quegli omicidi che ne è uscito mezzo pazzo. E nel senso, lui doveva stare lì, passare informazioni e stare zitto. E questa è gente che, per fare questo servizio, spesso gli agenti cubani dovevano prima trasformarsi in falsi controrivoluzionari a Cuba, essere espulsi dai loro centri di lavoro, essere disprezzati dalle loro famiglie e dai loro amici e spesso stare anche 20 anni considerati da tutti dei traditori e magari post mortem o dopo che avevano una famiglia distrutta veniva detto che lo avevano fatto per aiutare le rivoluzioni dell'America Latina. Grazie Sandro. Poi tu hai vissuto a Cuba, insomma, oddio, ho detto tutto. Posso fare una domanda a Simona? Ma lo psichiatra dava legittimità scientifica, psichiatra neonazista? Sì. Cioè. Allora, prima una cosa appunto a Sandro, che quella cosa diceva molto bella, è vero, anche qui Martina Armada nella prefazione colpiva molto quando diceva un problema anche di resistenza mentale, no? Perché psichica prima di tutto, perché lui è stato torturato e quindi è stato in carcere, ha vissuto tutto, e dice, c'è una frase se la ritrovo che dice proprio, dunque, l'avevo segnata, cioè parla proprio di questo fatto che faceva venire in mente Gramsci, no? Cercare un modo di resistere per non farsi annientare mentre sei torturato e in carcere e viene privato di qualunque rapporto e possibilità. Armada è stato incarcerato, il motivo per cui è stato incarcerato è perché si era laureato. In Paraguay era vietato studiare. Infatti si è laureato a Buenos Aires, si è specializzato a Santiago del Cile e quando è rientrato in Paraguay immediatamente è stato prelevato dagli uomini di Bordaberry, questo dittatore, e lui dice come ha scoperto che esiste il piano Condor? Diceva, veniva interrogato da militari argentini, paraguayani e cileni. Dice, ma mi trovavo ad Asunción, dice, ma com'è possibile che c'è anche la polizia di questi paesi? E lui poi, mesi dopo, quando si trovava in questo carcere, parlando, ha conosciuto un poliziotto. Di bambini rubati alle donne repubblicane, artigiane e così via, è continuato poi, anche finita la dittatura, è diventato un business fatto proprio da conventi.
Quindi, diversificavano le attività. E sapere che, secondo appunto le associazioni dei desaparecidos si intesorano dei bambini rubati, sono 300.000, è una cifra spaventosa. Ecco, mi è sembrata una cosa, e appunto in Spagna mi raccontava Nutera Grandes, che è conosciuta come scrittrice, io l'ho conosciuta come scrittrice, diciamo, popolare, dell'età di Lulu, cose un po' anche frivole, invece poi lei ha fatto un lavoro di ricerca storica enorme e mi raccontava appunto che veniva utilizzato questo strumento proprio per indebolire la resistenza, cioè toglievano i bambini alle donne, magari avevano in campagna in clandestinità, era un modo anche per colpire proprio gli affetti, per colpire anche da un punto di vista emotivo, e l'idea che c'era, per rispondere a Maurizio, c'era un'ideologia molto precisa, cioè lo si faceva con l'idea che fosse il comunismo un gene che andava estirpato, e c'era un piano molto lucido e scientifico teorizzato per Franco da un psichiatra. Pronuncia non è che io tutte le volte sbaglio la pronuncia. Vallejo Nájera. Esatto. Appunto il mio spagnolo è che aveva studiato in Germania, quindi formazione sostanzialmente nazista, e teorizzava che appunto andava era un problema appunto di eugenetica e andava strappati i bambini per evitare questa trasmissione in ogni modo, no? E quindi questo poi, non so, qui cioè, ci sono anche psichiatri, vedo... Ma come riesce a infettare nessuno? Sarebbe questi bambini non vengono uccisi, vengono fatti nascere. Certo, e poi rubare. No, ma la volta, certo, sì, sì, è scientifica, ammazzo la madre, ammazza anche il figlio, no? I figli li faccio nascere e poi è interessante, perché vorrebbe dire ammazzo tutto il In Argentina lì è successo che si la chiesa diceva fu la chiesa, diciamo, a cambiare un po' le carte in tavola, prima li uccidevano. Sì, dice i genitori sì, i bambini no, la chiesa sì. Come faceva Bergoglio a sapere, a non sapere dei bambini, esatto, quando la chiesa aveva dato l'ordine. Massimo. Esatto. Sì, anche lei. Ma la cosa era proprio anche questo versante poi psicologico perverso anche da parte di queste istituzioni religiose, perché quando poi anche nella fase del business, non che poi venivano questi bambini, era uno smercio sostanzialmente internazionale di adozioni, c'era proprio una tecnica per cui alla mamma dopo o gli dicevano che il bambino era morto, gli presentavano un certificato falso ovviamente, oppure altre dicevano meglio che tu dimentichi perché per la tua salute no, è bene che tu cancelli, e se poi il bambino per caso è religioso, ovviamente all'interno di questi conventi che raccoglievano per le famiglie vicine, no, osservanti, insomma, e in cambio di soldi ovviamente. E la cosa appunto perversa era se poi mi capitava che il bambino magari cresceva o sapeva o veniva a conoscenza, veniva sempre detto che la madre l'aveva venduto, no, e quindi a distruggere anche, no, l'immagine possibile della, cioè, una cosa io, veramente scientifica e agghiacciante. Per questo so se Domenico Pagnoli, che è psichiatra, che ci vuole raccontare qualcosa, lui l'ha approfondito, so che stai studiando queste... Ho presentato il libro di Federico a Firenze, e lì questo, a parte il libro, vabbè, forte, di una ricchissima documentazione, quindi di per sé ha un grande valore, ma incidentalmente tocca anche questo problema del ruolo che ha avuto, diciamo, la psichiatria e tutte queste vicende di cui narra. E suggerisce anche, diciamo, una ricerca storica, nel senso che esiste un nesso fra il franchismo e poi le dittature sudamericane. C'è una coincidenza temporale, cioè che Franco muore nel 1975, come dicevi te, su dittature le quali cominciano subito dopo, Videla, quella, sì, quelle, sì, a parte quelle precedenti. Sì, no, quelle più importanti, quelle c'era il 73, ma insomma... Poi c'è un'altra coincidenza, forse l'ho colta solamente io, perché si parlava del condor che vola, no?
Ora, la divisione Condor era quella che ha bombardato Guernica nel, mi pare nel 37. Non lo so se la scelta di questo nome da parte di Kissinger, sia stato lui che l'ha, sia stata casuale, o se invece è stato, diciamo, qualcosa che fa trapelare questo nesso fra, fra Spagna, appunto, e America Latina. Appunto, come diceva lei, come se il franchismo fosse stato, diciamo, un laboratorio in cui si sono perfezionate tutta una serie di pratiche criminali portate avanti da, da Franco, che poi sono continuate tali e quali, diciamo, in America Latina. Un'altra cosa interessante, ora io su questo seguito, appunto, ho parlato in occasione della presentazione, però una cosa veramente singolare che vorrei segnalare è il fatto che voi avete parlato della migrazione dei nazisti nel dopoguerra in America Latina, ma c'è stata una precedente migrazione, cioè degli psicanalisti tedeschi e austriaci, che alcuni di origine ebraica come Laskowski sono andati in America Latina e lì hanno fondato le prime società psicanalitiche sudamericane, insomma. Fra queste c'era anche, per esempio, Langer, che era psicanalista e comunista di origine austriaca. Ma, diciamo, nel corso del tempo è accaduta una cosa veramente singolare, con cui anche con Federico abbiamo parlato, cioè che queste società psicanalitiche sono state implicate in una maniera incredibile nel sostegno ai regimi totalitari sudamericani. Tant'è che hanno elaborato teorie, ideologie, hanno dato sostegno alla politica della famiglia, che era tipica dell'assetto, diciamo, cattolico e religioso, per cui oggi l'Argentina è la capitale della psicanalisi freudiana. Tant'è che il prossimo, diciamo, la prossima presidente della società psicanalitica sarà, come anche quello di prima, sarà argentina, dato il numero di elettori, sì, sono circa 3.000, quindi questo è un fatto veramente molto singolare, insomma. E poi rispetto anche al presente, che sta succedendo, perché insomma qui si è parlato tanto anche al passato, però appunto Sandro un po' aveva introdotto questa cosa, davvero non posso aggiungere, cioè non mi viene da aggiungere molto di più, però c'è qualcosa di molto particolare, quello che lui ha detto in Italia non viene raccontato dai giornali, e c'è una, io la domanda l'ho fatta a Gennaro Carotenuto, che insomma, è un professore di America, si occupa di storia e contemporanea dell'America Latina, e lui dice: sta succedendo anche dal punto di vista dell'informazione in Italia oggi quello che succedeva durante gli anni 70, e cioè c'è il Corriere della Sera che fa da tappo su queste notizie. All'epoca il Corriere della Sera era, l'editore era Rizzoli, era iscritto alla P2, e a Sandin, che controlla Sandin, sì, la storia del Corriere. E quindi la questione dei desaparecidos, soprattutto di quelli di origine italiana, nel nostro paese è stata raccontata in pratica per la prima volta alla fine del 1982, quando scomparivano dal 76. Fu un giornalista del Corriere della Sera, Foa, Gian Giacomo Foa, che approfittando di un vuoto di potere all'interno del Corriere riuscì a pubblicare una lista di 250 nomi di cui lui era in possesso da mesi, ma che non poteva pubblicare perché non era ancora stata pubblicata la lista della P2 in Italia, del giugno dell'82, mi pare. E quindi si crea quel vuoto e improvvisamente gli italiani vengono a conoscenza della questione dei desaparecidos, che riguardava anche me. E oggi il Corriere della Sera è alleato dei grossi gruppi editoriali argentini, che sono quello che fanno capo al Clarín e alla Nación, e diciamo Repubblica è stata sempre molto debole in quanto riguarda gli esteri, la sezione esteri, mentre il Corriere ha sempre coperto tutto. Su quello che ha combinato Macri dal primo giorno in cui si è insediato fino ad oggi, invece, in Italia non viene raccontato. Aggiungo un paio di cose.
una delle prime novità che lui ha introdotto è stata questa, molto forse sul sito della Presidenza della Repubblica sono improvvisamente ricomparsi i nomi dei presidenti si sono insediati nei 7 anni della dittatura ed erano stati cancellati ovviamente dal 83 in poi non erano più stati nemmeno sotto Menem, non erano nel sito perché internet ancora non c'è, però comunque erano innominabili in qualche modo. Ha fatto arrestare una Milagro Sala, se non sbaglio il nome è questo, giusto? Deputata del dell'opposizione, perché ha organizzato una manifestazione di protesta davanti a un Parlamento regionale, ha fatto un presidio, nemmeno una manifestazione, era un presidio, un gazebo con delle persone che con uno striscione una deputata è stata arrestata. Il licenziamento di massa, insomma lui sta, che cosa sta combinando Magri? Lui risponde agli stessi poteri forti cui dovevano rispondere negli anni 70 i militari golpisti. La dittatura si chiamava, noi la chiamiamo sempre militare, no, era una dittatura civico-militare, perché non c'erano solo i militari, c'erano i grossi gruppi industriali, argentini, nordamericani ed europei, tra cui la Fiat e la Mercedes, c'era la Chiesa e c'erano i militari, quindi era una dittatura civico-militare. Oggi sta succedendo, Magri risponde a questi poteri qui volevo perché nella storia italiana invece c'è qualcuno che ha provato a denunciare, no? Questa è bella raccontare, no, Calamai, sì, Pertini. Due bei nomi, l'ha accennato Sandro, sì appunto, io una delle persone che ho intervistato è Aurora Meloni, lei è uruguaiana, il compagno, lei era una dei, era fuggita dall'Uruguay con il compagno e le due figlie, nel 72-73 il compagno viene preso e viene ucciso, lei si chiama Aurora Meloni, insomma il padre è originario di Parma, per cui dopo aver recuperato il corpo, lei è una delle persone fortunate, tra virgolette, del compagno, che aveva 24 anni, con le figlie si presenta all'ambasciata italiana per chiedere, dice, io sono figlio di un cittadino italiano, rischio la vita qui, fatemi, in Uruguay non posso tornare. L'hanno rimandata indietro, l'hanno ricacciata indietro, e quindi lei è una di quelle che è passata per la Svezia. E adesso lavora a Milano, dopo varie peripezie è riuscito ad arrivare a Milano. Questo succedeva all'ambasciata argentina, appunto a Buenos Aires, dove c'era l'ambasciatore che faceva questo e un viceconsole giovanissimo, trentenne, che di nascosto dall'ambasciatore tutti i cittadini italiani o comunque tutti che chiedevano, che riusciva a intercettare nel corso di queste visite all'ambasciata prima che chiudessero appunto le porte in maniera blindata, li nascondeva nei sotterranei dell'ambasciata stessa oppure molti a casa sua, e così facendo è riuscito a far espatriare, a far fuggire qualche centinaio di questo è Rico Calamai. Un altro personaggio per me è fondamentale, io questo francamente nell'82 avevo 16 anni, io non avrei anche potuto ricordarmelo questa cosa, ma Sandro Pertini è fondamentale in questa storia. Lui nel discorso di fine anno del 1982 per primo denuncia a suo modo, con la sua voce e la sua verve, l'appropriazione di neonati da parte di famiglie italiane in Argentina. Cioè lui dice, le madri, sono venute delle mamme da me argentine a dirmi, perché hanno fatto anche un viaggio qui in Italia per parlare col Papa, che era Giovanni Paolo II, erano già state da Paolo VI e tutti e due i papi non se ne sono filate. Sandro Pertini le accoglie, le ascolta, loro raccontano la loro storia e lui al discorso di fine anno che è davanti a tutta la nazione dice: io so che ci sono dei cittadini italiani che durante la dittatura sono andati in Argentina, hanno preso dei bambini che non erano dei neonati, che non erano loro, e sono ritornati in Italia.
cioè, che li restituiscano, perché non avranno pace finché vivono. 31 dicembre 82, ripete lo stesso discorso ad aprile dell'83 a Lanza, perché cominciava la dittatura, dicevo prima, e poi è caduta il 10 dicembre dell'83, ma a metà 83 già le crepe erano profonde, anche perché c'era stata la questione delle Malvinas che aveva indebolito il regime. E lui parla a Lanza e ripete quello che aveva detto al discorso di fine anno, quindi questo vuol dire, secondo me, che in quei 4 mesi nessuno, giornali o magistrati, avevano raccolto questa notizia di reato, insomma, piuttosto, diciamo, che è partita da una fonte piuttosto autorevole. Ma quello che peggio è che dall'83 fino a, siamo al 2016, io nello scrivere il libro, insomma, quando ho trovato questa cosa, mi sono messo a fare ricerche, non c'è traccia di notizia sui giornali e di azione da parte di un magistrato, di un poliziotto, di nessuno che si sia messo a cercare, appunto, ritorniamo all'inizio, perché non li trovano. Non esiste da parte di nessuno una un collega giornalista o un poliziotto che si sia occupato di quella cosa che disse Pertini. Quindi, ecco, insomma, per concludere, l'ultima domanda che ti volevo fare, questo, se ci sono, oggi che succede? Le ricerche continuano, questo libro può servire anche a continuare le ricerche di questi due cose, vorrei dire, questo sì. Io sono stato fortunato, ho fatto almeno una quindicina di presentazioni fino adesso, il libro è uscito a settembre. Per me portare il libro in giro significa contribuire, ovviamente, cioè raccontando la storia, contribuire alla ricerca di queste persone. La rete in Italia è ancora attiva e chiunque abbia il sospetto, abbia un'età compresa tra i 35 e i 40 anni, abbia il sospetto di non essere il figlio naturale delle persone con cui è cresciuto, può rivolgersi all'ambasciata argentina a Roma o al consolato argentino a Milano, e dopo aver fatto un colloquio con del personale specializzato, sottoporsi al prelievo di DNA per confrontarlo, appunto, con la banca dati genetiche. Tutto nella massima segretezza, tutela e ovviamente questo. La seconda cosa è, allora, il processo Condor è ancora in corso, molto probabilmente si concluderà non prima dell'estate, alcune sentenze potrebbero arrivare già ad aprile, però comunque io ho scritto, è raccontato nel libro, e questa è una cosa abbastanza inusuale, e quindi ringrazio ancora la Sinodoro per avermelo permesso, è raccontato nel libro una parte del processo, quindi non racconto, cioè è un giallo senza finale al momento. Però io ci tenevo assolutamente a inserirlo nel libro, che ho finito di scriverlo il 31 luglio, il processo era iniziato il 12 febbraio, e dal 12 febbraio al 31 luglio io ho contato 10 articoli, di cui 3 miei, e quindi è totalmente inesistente presso l'opinione una notizia riguardante questa storia. Quindi tengo a dire questo, le udienze sono pubbliche, cioè chiunque può partecipare, chiunque può ascoltare quello che raccontano. Cosa? Non è che trasmessa in televisione? Sì, ecco, no, in televisione no, quelle sono il processo dell'ESMA del 2007, sì. No, però ecco, ovviamente qui siamo in Toscana, insomma il viaggio può rendere difficile, insomma. Però le udienze e le singole testimonianze possono essere ascoltate. Radio Radicale, questa non è pubblicità, ma Radio Radicale, per tanti servizi che offre, c'è quello di seguire tutte le udienze, quindi sul sito di Radio Radicale ce ne sono. Insomma, è parte della nostra storia, ma anche dell'attualità, perché appunto i figli di questi giovani, 35-40 anni, stanno continuando a cercarli, ancora non hanno trovato tutti. Contribuiamo. Quanto sistema fossero persone coinvolte in audio? Dunque, i desapareciti o sì? No, i figli. I figli potrebbero essere. Allora, varie cose. Quelli adottati, appunto, tra famiglie italiane, non si sa quanti sono.
però le abuelas dicevano alle nonne che potrebbero essere 60 o 70 quelli che vivono qui da noi. Loro, non, secondo me, non è un numero che citano a caso. Loro hanno le segnalazioni, hanno, magari conoscono anche i nomi di chi potrebbe averli presi e portati qui, oppure sicuramente conoscono i nomi dei militari che li hanno adottati e li hanno portati qui. E però non riescono a trovarli, cioè, questi personaggi possono aver appunto cancellato molto facilmente le tracce, soprattutto del neonato. Quindi appunto questo per me non è la. Non è un, insomma, rispetto alla storia spagnola, perché se guardiamo solo i numeri è molto più piccola, però comunque non è un. Scusate, vorrei sapere, si parlava di Verbischi una volta, no? Come sì. Quello che aveva tirato fuori un po' le responsabilità della Chiesa. Io non ho letto il libro, confesso, però di Verbischi ne parli e si sa qualcosa, perché poi erano venute fuori anche delle accuse contro di lui. Sì, vabbè, ma, no, per capire a che punto allora, era questa questione. Verbischi, per chi non lo sapesse, è questo giornalista argentino, lui scrive Verbischi scrive su Pagina DOS, Pagina 12, e in Italia sono stati pubblicati due suoi libri, L'isola del silenzio e Il volo, dove ricostruisce buona parte della storia che soprattutto riguarda la Chiesa. L'isola del silenzio era un'isola dove la Chiesa, la Conferenza Episcopale Argentina, aveva una specie di convento, e questo convento l'ha affittato ai militari, dove era un centro di detenzione clandestina, questa isola del silenzio. E ovviamente lo sapevano benissimo che c'era, perché avvenivano queste pratiche. Verbischi io lo utilizzo, tra virgolette, nel capitolo su Bergoglio, perché mi serve per ricostruire le responsabilità, questo è un pezzo di domanda a cui non ho risposto, di Bergoglio nelle presunte, o che tipo di responsabilità avesse avuto Bergoglio nel sequestro e nella tortura di due sacerdoti gesuiti. Allora, vi dico l'idea che mi sono fatto io, leggendo le carte, i documenti di Verbischi. Verbischi usa proprio dei fonti originali, tutto quanto, cioè non può scartabellare i registri ministeriali, insomma tutto quello che c'era da fare l'ha fatto con estrema decisione. La storia che è successa così, questi due sacerdoti, all'inizio erano tre, insomma quelli di cui si parla maggiormente erano due, lavoravano nelle favelas di Buenos Aires. C'era una parte dell'ordine gesuiti che faceva questo lavoro, cioè a stretto contatto con insomma, la parte di popolazione più povera in assoluto, e correvano il rischio di confondersi con i sacerdoti appartenenti alla teologia della liberazione, quella stroncata con l'omicidio del vescovo Romero nel sabato dal santo Giovanni Paolo II. Quindi che fa Bergoglio? Dice a questi due sacerdoti, cioè, per la vostra, lo dice in questo modo, potrebbe anche essere letto in un altro modo, per la vostra incolumità interrompete questa vostra attività, perché se no correte il rischio di. Non c'è, la dittatura ancora non si era insediata, siamo nel 75, all'inizio del 76, però Bergoglio lancia questo messaggio. Questi due sacerdoti si rifiutano di abbandonare appunto le persone a cui davano aiuto, e un mese dopo l'insediamento, il 24 marzo, quindi ad aprile se non vado errato, insomma comunque prima di maggio del 76, scompaiono. Quindi, allora, l'idea che io mi sono fatto è questa, che se non c'è stata una responsabilità diretta, nel senso che Bergoglio non è imboccato dentro la caserma più vicina e li ha denunciati direttamente, quantomeno li ha esposti a un rischio, perché ovviamente l'atto di... scusate, perché dopo aver... ho saltato un pezzo. Dopo avergli detto andate via, questi si sono rifiutati, e lui l'ha espulsi. L'ha espulsi. Ovviamente li ha isolati, ed era un messaggio, insomma, un messaggio abbastanza chiaro, potete prendere, quindi non c'è una responsabilità diretta, ma quantomeno c'è morale. E poi succede, loro dopo un anno ricompaiono improvvisamente nudi in un prato,
erano stati liberati. E erano stati liberati, uno dei due era uscito in condizioni ovviamente devastate, completamente matto, preso impazzito, e da allora non ha mai più parlato con nessuno. L'altro vive in Germania e dopo la lezione di Bergoglio è uscita fuori intervista che secondo cui lui scagionerebbe Bergoglio, insomma, per questo tipo di responsabilità. Fatto sta che c'è un particolare curioso, che un paio di mesi prima la liberazione di questi due sacerdoti, Edoardo Massera, Emilio Massera, uno dei tre generali colpisti, riceve una laurea honoris causa in scienze politiche, più o meno, non c'era quello proprio, però le scienze politiche, dall'università di cui Bergoglio era uno degli capi, sedeva nel consiglio di amministrazione di questa università che rilascia. Io non ho fatto a tempo, quello dico, a intervistare un prigioniero, uno dei prigionieri di Buenos Aires, in uno dei centri di detenzione, a cui questa laurea, questo documento è passato sotto gli occhi, perché vive in Messico e non parla praticamente con nessuno, non ho fatto proprio a tempo. Però pare che questa laurea effettivamente esista, cioè che Massera l'abbia ricevuta da questa università cattolica, appunto, di Buenos Aires, presieduta tra gli altri appunto da Bergoglio. Grazie a tutti.